Diagramma Veritatis. Il diagramma della verità. Io conosco il dialogo e i discorsi. Galileo vi annunciò le sue teorie sulla Terra che gira intorno al Sole. Sì, esatto. Disse che la Terra non era il centro dell'universo col paradiso sopra e l'inferno sotto, come sosteneva da sempre la Chiesa. Quindi lo costrinsero a ritrattare nel secondo libro. Ma questo che cos'è? Con questo divulgò la sua scoperta. È questa la verità, non quanto il Vaticano gli fece scrivere. Portato via da Roma, stampato in Olanda su carta di carice, vedi? In questo modo uno scienziato sorpreso con una copia poteva gettarla in acqua e l'eresia di Galileo si sarebbe dissolta, sparita. Tra quelli gettati e quelli bruciati dal Vaticano, è possibile che questa sia l'unica copia rimasta. E se non erro, il segno è nascosto a pagina numero 5. Sì. Ti serve aiuto con il latino? Certo. Moto dei pianeti, orbite ellittiche, eliocentrismo. Scusa, ma non credo che ci sia niente che possa essere interpretato come un segno. Frena. Fallo ancora. Quello cos'è? Un momento, è una filigrana. E c'è una riga di testo. Torna indietro. È in inglese. In inglese? Perché in inglese? L'inglese non era usato in Vaticano, era ritenuto impuro. Era per i liberi pensatori, era la lingua dei radicali come Shakespeare e Chaucer. Eccone un altro. Il cammino della luce è segnato, la sacra prova. Puoi scrivere mentre io ti detto... Scusa, signor professore, non c'è tempo. Ma sì, che diamine c'è?